Questo è davvero ridicolo. Prima abbiamo dovuto guardare quest'uomo morire sulla croce. Ora dobbiamo presidiarne la tomba. Perché? Ho sentito dire che i sacerdoti temono che Gesù possa uscire. Io invece ho sentito dire che hanno paura che i suoi seguaci portino via il corpo, per poter poi dire che il maestro è risorto dal sepolcro. È solo un mucchio di sciocchezze. Sciocchezze o no, adesso siamo qui. E ci toccherà restarci per 3 lunghi giorni. Avete finito? Sì, con questo è finita. E siete sicuri? Bene, la tomba è sigillata. Io lo so già che cosa state pensando. Ma ricordatevi che abbiamo ricevuto l'ordine di presidiare questa tomba, quindi compiremo il nostro dovere. Ai vostri posti. Gesù era stato crocifisso e il suo corpo era stato composto da Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. La grossa pietra posta davanti all'entrata della tomba, a seguito delle insistenze dei sacerdoti, era stata sigillata e il sepolcro era vigilato dai soldati romani. Non era successo nulla di insolito. Il sabato era trascorso tranquillamente e i soldati erano rilassati. Mancava poco all'alba. Non può essere. Guardate, la pietra si sta spostando. L'hai visto anche tu, l'angelo? No, non ho visto niente. Guardate, la tomba è completamente aperta. E poi la terra ha cominciato a tremare. Un angelo ha spostato quella grossa pietra. È comparso all'improvviso, proprio come un fulmine. Il suo vestito era tutto bianco come la neve. Voi dovete dire a tutti che i discepoli di Gesù sono venuti durante la notte e hanno portato via il corpo mentre voi dormite. Ma non è andata così. Dipende soltanto da voi. Ma che cosa dirà Pilato se dovesse credere che stavamo tutti dormendo? Parleremo noi con Pilato e sapremo come proteggervi. Se è così che volete. E così i sacerdoti avrebbero asserito che i seguaci di Gesù avevano portato via il corpo dal sepolcro mentre i soldati dormivano e nessuno avrebbe potuto contestarlo. Alle prime luci dell'alba, il primo giorno dopo il sabato, 3 donne si stavano recando alla tomba di Gesù. Avevano portato spezie e unguenti per ungere il corpo del loro amato maestro, ma si chiedevano come fare a spostare la pesante pietra che chiudeva l'entrata della tomba. Guardate, non è più il suo posto. È vero, qualcuno l'ha spostata. Hanno portato via nostro Signore. Lo hanno portato via. Bisogna dirlo a Pietro e Giovanni. Non abbiate timore. So che state cercando Gesù, il crocifisso. Non è più qui. Egli è risorto. Vedete? Questo è il posto dove giaceva il suo corpo. Adesso andate. E dite a Pietro e a tutti i discepoli che Gesù li sta aspettando in Galilea. Lì lo potranno incontrare, proprio come lui ha predetto. Pietro, vieni al sepolcro. Vieni.
Reni, la pietra è stata rimossa dalla tomba. Hanno portato via il corpo di Gesù. Lo hanno portato via? Sì. Che cosa sta succedendo? La pietra è stata spostata. Hanno preso il corpo di Gesù. E non sappiamo dove l'abbiano portato. Dobbiamo andare alla tomba, immediatamente. Pietro e Giovanni si precipitarono alla tomba e constatarono che Maria Maddalena aveva detto il vero. La pietra era stata rimossa e la tomba era vuota. All'interno videro i veli di lino usati per avvolgere il corpo di Gesù. Il panno che era stato posto sul suo viso era accuratamente piegato. Improvvisamente capirono che il corpo non era stato affatto portato via. Il Signore era risorto. La sua profezia si era compiuta. Perché quell'aria afflitta, donna? Perché hanno portato via il mio Signore. E neanche so dove ora giace il suo corpo. Donna, perché stai piangendo? Chi stai cercando? Se tu hai preso il suo corpo, ti prego, dimmi dove si trova e io stessa andrò a riprenderlo. Maria. Non toccarmi, Maria, perché io non sono ancora asceso al Padre. Ma vai dai miei discepoli e annuncia loro che sto salendo al regno di mio Padre e di vostro Padre, che è il mio Dio, come il vostro Dio. Nel frattempo, le altre due donne che avevano accompagnato Maria Maddalena stavano precipitosamente tornando in città. Maestro! Salute a voi. Non abbiate timore. Dite ai miei discepoli di recarsi in Galilea e là mi potranno vedere. Più tardi, quello stesso giorno, due seguaci di Gesù stavano andando da Gerusalemme a Emmaus, un villaggio a poche miglia di distanza. Stavano parlando degli eventi di quegli ultimi giorni. Mentre camminavano, un uomo si unì a loro. Era Gesù, ma essi non lo riconobbero. Di che cosa state conversando? Tu devi proprio essere l'unico da queste parti a non sapere che cos'è successo a Gerusalemme in questi ultimi tre giorni. Che cosa è successo? Allora uno dei due uomini, chiamato Cleopa, parlò di Gesù di Nazareth. Disse che molti avevano creduto in lui, sperando che avrebbe liberato Israele. Ma i sommi sacerdoti lo avevano condannato a morte e crocifisso. Poi Cleopa raccontò che tre donne, dopo aver trovato vuoto il sepolcro, asserivano di aver udito un angelo annunciare che Gesù era risorto. Oh, uomini stolti, e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava forse che il Cristo sopportasse tutte queste sofferenze per poter entrare nella sua gloria? Gesù spiegò loro che cosa dicevano in proposito le scritture. Quando furono nei pressi del villaggio dove erano diretti, Gesù fece per proseguire il viaggio, ma i due uomini lo invitarono a fermarsi con loro, dato che stava ormai per scendere la sera. Così Gesù accettò la loro ospitalità. Mentre stavano consumando la cena, prese il pane, lo spezzò, lo benedì e lo offrì ai due uomini. Improvvisamente si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Allora Gesù sparì dalla loro vista. Dopo che se ne fu andato, i due uomini rammentarono quanto il loro cuore si fosse emozionato mentre Gesù spiegava le scritture. Non vedevano l'ora di tornare a Gerusalemme per raccontare ai discepoli quanto era loro accaduto. E quando li trovarono, riferirono tutto ciò che era successo e come avevano riconosciuto Gesù mentre benediceva il pane. A loro volta, i discepoli dissero che il Signore era apparso a Pietro. I loro animi erano confusi. La pace sia con voi. P.
Perché siete turbati e sorgono dubbi nei vostri cuori? Guardate le mie mani, i miei piedi. Vedete, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Una visione non può avere carne ed ossa come ho io. Come il Padre mio ha mandato me, allo stesso modo io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. I peccati che voi rimetterete saranno così rimessi, e i peccati che voi riterrete saranno così ritenuti. Quando Tommaso tornò, i discepoli gli riferirono ogni cosa. Ma Tommaso, ti dico che è tutto vero. Il Signore è venuto qui da noi, in questa stanza, e ci ha mostrato le sue ferite. Certo. E prima ancora, io l'ho visto con i miei stessi occhi. Ed ha incontrato Cleopa ed un altro uomo mentre stavano andando ad Emmaus. E ha anche diviso il pane anche con Maria lui. Maddalena l'ho visto vicino al sepolcro. Persino le due donne che erano insieme a lei hanno incontrato il Signore proprio mentre stavano venendo a informarci della resurrezione. E il Maestro le ha anche incaricate di riferirci che avremmo potuto rivederlo in Galilea. Ma è la verità, Tommaso. Il Signore è risorto, credimi. Finché non avrò visto i segni lasciati dai chiodi nelle sue mani, finché non avrò posto il mio dito nelle sue profonde ferite e messo la mia mano nel suo costato, non potrò credere a ciò che dite. Otto giorni più tardi, i discepoli erano di nuovo insieme e questa volta c'era anche Tommaso. Ora che Gesù non era più con loro, decisero di fare ritorno a casa. La pace sia con voi. Guarda, guardate! Ma come è possibile? È Gesù, Maestro! Il Maestro! Maestro! Non è possibile, Gesù! Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Ora stendi la tua mano e mettila nel mio costato. Non essere più incredulo, abbi fede. Oh, Maestro, mio Signore e mio Dio! Tu credi perché hai visto coi tuoi occhi. Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Gesù apparve ai suoi discepoli per la terza volta un mattino molto presto sulle sponde del mare di Galilea. Cucinò per loro dopo che erano stati a pescare tutta la notte. Il Maestro aveva detto di gettare la rete alla destra della barca e la pesca era stata incredibilmente abbondante. Gesù sembrava molto impaziente di parlare con Pietro. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di tutti i miei discepoli? Sì, Maestro. Tu sai bene quanto ti amo. Nutri il mio gregge. Simone, figlio di Giovanni, tu mi ami davvero? Sì, Maestro. Tu sai che ti amo. Nutri il mio gregge. Simone, figlio di Giovanni, tu mi ami davvero? Signore, tu conosci ogni cosa. E sai bene che ti amo. Nutri il mio gregge. Qualche tempo dopo, il Signore incontrò nuovamente i suoi discepoli su di un monte in Galilea. In quell'occasione parlò del compito che li attendeva, della loro missione nel mondo, ora che lui stava per lasciarli. Ogni potere in cielo e in terra mi è stato dato dal Padre. Pertanto andate e fate proseliti tra tutte le genti,
battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando ad osservare ciò che vi ho comandato. Ecco, io sarò con voi ogni giorno, per sempre, fino alla fine del mondo. 40 giorni dopo essere risorto, Gesù riunì per l'ultima volta i suoi discepoli al Monte degli Ulivi, appena fuori Gerusalemme. Era qui che spesso era venuto a pregare durante gli anni della sua missione. Ora avrebbe dato ai discepoli le ultime indicazioni. Aspettate a Gerusalemme che si compia la promessa del Padre mio. Giovanni ha battezzato con l'acqua, voi fra non molti giorni sarete invece battezzati nello Spirito Santo. Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Filippo, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Ma voi riceverete grande forza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi. E mi sarete testimoni a Gerusalemme, e in tutta la Giudea, e in Samaria, fino agli estremi confini della terra. Dopo che ebbe impartito i suoi ordini, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato fra di voi assunto fino al cielo, tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto andare via. Io sarò con voi per sempre, fino alla fine del mondo. Tutto era cominciato a Betlemme, quando i pastori furono guidati a una stalla dove era appena nato un bambino, il Salvatore, il Cristo, il Signore. E Gesù crebbe in grazia davanti a Dio e agli uomini. Quando Maria e Giuseppe lo portarono dodicenne a Gerusalemme, si persero di vista per qualche giorno. Gesù fu molto sorpreso dal fatto che essi non sapessero che lui si trovava al Tempio a occuparsi delle cose del Padre suo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così parlò Giovanni il Battista quando Gesù si recò da lui per essere battezzato nel Giordano. E una voce dal cielo disse: «Tu sei il mio figlio prediletto. In te mi sono compiuto». Gesù scelse 12 uomini, gli apostoli, che sarebbero stati sempre con lui. Li chiamò pescatori di uomini e lo aiutarono a diffondere la buona novella del perdono e dell'amore di Dio.
Poi per 3 anni Gesù condusse un'importante missione. Portò un messaggio di speranza a coloro che conducevano un'esistenza buia e disperata. Offrì il perdono e una nuova possibilità di riscatto a coloro che peccando si erano allontanati da Dio. Toccò corpi malati e deformi e ridonò loro la salute. Riportò in vita i morti. Diede un nuovo significato a vecchi precetti. La mia casa sarà chiamata casa della preghiera. Offrì acqua viva a coloro che erano moralmente e spiritualmente assetati. Parlò alla gente di un Dio paterno e amorevole, sempre pronto a perdonare, e non di un Dio vendicatore e intransigente. La sua fama e la sua popolarità si sparsero ovunque e fu accolto nella città santa di Gerusalemme da una folla festante che alzava grida di Osanna. Poi riunì i suoi discepoli per un'ultima cena. Spezzò il pane e versò il vino. Disse: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, versato per molti in remissione dei peccati. Thank you.
Uno degli apostoli, Giuda Iscariota, tradì il maestro per 30 monete d'argento. Nel giardino di Getsemani, Gesù pregò perché gli fossero dati la forza e il coraggio per affrontare la morte sulla croce, per accettare la volontà di Dio. Fu arrestato e processato. La folla che lo aveva osannato all'entrata in Gerusalemme ora acclamava la sua crocifissione. Poi sul Golgota fu inchiodato a una croce, in mezzo a due ladroni, per i peccati del mondo. Infine, dopo 3 giorni, si compiva il progetto di Dio per la salvezza del mondo. Gesù Cristo resuscitò da morte per la vita eterna di tutti coloro che hanno fede in Lui.